L'Aragona sempre più terra di conquiste per le formazioni avversarie. Questa volta a fare bottino pieno in terra d'Abruzzo è stata la Vis Pesaro, che si è imposta per 2-0 trascinando sempre più nel tunnel della crisi la Vastese, arrivata a 7 sconfitte nelle ultime 8 gare. Al cospetto della seconda della classe si è vista la solita squadra, anche generosa ma anche e soprattutto senza idee, senza gioco e con le polveri bagnate. Spiegare quello che sta accadendo ai ragazzi del presidente Bolami non è affatto semplice, con una situazione che potrebbe davvero sfuggire di mano a tecnico e società e con una tifoseria che sembra ormai aver perso la pazienza. Colavito non rinuncia al 4-3-3, ritrova in difesa Iarocci, anche se deve rinunciare a De Feo e Maronilli. In attacco regolarmente a disposizione Bittai e Marchigiani, in campo senza radi e carta e con un inedito 4-2-3-1. Freddo e pioggia all'Aragona, con 600 spettatori circa sugli spalti e con gemellaggio fra le due tifoserie, con tanto di pranzo prepartita. In campo però subito battaglia con i padroni di casa all'attacco. La prima clamorosa occasione arriva al decimo però per gli ospiti, con un colpo di testa sotto misura di Bortoletti che si divora il gol del vantaggio, che arriva però al quarto d'ora quando, su una punizione dalla sinistra di Ridolfi, Camerlengo sbaglia l'uscita con la palla che gli sfugge e che termina sui piedi di Baldazzi, che mette in rete per l'1-0 dei marchigiani. Camerlengo protesta per una presunta carica, ma Di Graci di Como convalida la rete. Al 17esimo ancora Vis Pesaro pericolosa con un tiro di Bortoletti respinto dal portiere di casa. Vastese ancora sotto con i tifosi della curva d'Avalos in silenzio dall'inizio della gara e fino alla mezz'ora. Fiore e compagni cercano di reagire, ma il nervosismo è evidente. Al 26esimo azione tambureggiante della Vastese con una prima conclusione di Stivaletta respinta da Marfella, prima di una mischia in area marchigiana con le conclusioni di Fiore prima e di Di Pietro poi, che mette a lato. Preme rabbiosamente la squadra di Colavitto, che però subisce poi il raddoppio al 35esimo quando Olcesi approfitta di una bambola della difesa di casa andando a mettere il pallone ancora alle spalle di Camerlengo. Piove sempre più sul bagnato per i biancorossi di casa, che rischiano di crollare sotto i colpi della cinica Vis, che poi però fa correre un brivido ai suoi tifosi quando al 38esimo su punizione Fiore costringe Marfella alla deviazione in calcio d'angolo. Nella ripresa si ricomincia sotto la pioggia e con i padroni di casa alla ricerca del gol per riaprire la contesa, ma oltre a tanta buona volontà dei locali c'è poco da dire con la squadra di mister Riolfo, che controlla senza assilli gli attacchi confusi degli aragonesi. Dopo 20 minuti senza emozioni, Olcesi ha l'occasione per chiudere i conti, ma Camerlengo respinge. Dalla curva d'Avalos i tifosi aragonesi invitano i propri giocatori a tirare fuori gli attributi. La squadra fa quel che può, ma il trascorrere dei minuti avvicina il successo dei marchigiani, che al 25esimo hanno un'altra opportunità con il neoentrato Cruz, che da fuori mette di poco sopra la traversa. La partita si trascina stancamente verso la fine, mentre la cronaca registra al 35esimo una conclusione di Lucciarini con Marfella che para a terra. Poi la festa dei 50 tifosi ospiti e i fischi dei supporters di casa all'indirizzo di una Vastese che non c'è più, e con la curva che rifiuta il saluto della squadra. Per la Vastese ancora una sconfitta, ma la possibilità domenica prossima di provare a tornare a sorridere nella gara in casa del fanalino di coda Nero Stellati Pratola. Presidente Bolami, 8 partite, 7 sconfitte, non si arresta la striscia negativa di risultati della Vastese, anche oggi con la Vis Pesaro è arrivata una sconfitta. Sicuramente, quando gira storto purtroppo sappiamo che è difficile raddrizzare la situazione. Adesso ci vuole la calma, un po' di pazienza, lavoro, il primo episodio ci puniscono, è normale che dopo la squadra è giovane, è una squadra di ragazzi, è normale che soffrono anche della pressione. Una sconfitta che non cambia tra l'altro moltissimo in classifica, però a livello di morale questa ennesima battuta d'arresto potrebbe lasciare il segno. Ma no, guarda, noi, non è, il nostro programma era quello di fare un buon campionato, di salvarci. Siamo salvati già all'andata, è normale che ripartire così brutto, fare queste 7-8 partite brutte, è normale che dà fastidio soprattutto a noi, ai tifosi, però questo campionato ti fa capire che è molto difficile e buttiamo le basi per il prossimo campionato. Lei in settimana aveva deciso per il silenzio stampa di tutti i tesserati, per il blocco degli stipendi, ma le chiedo, dopo questa sconfitta, la posizione del tecnico Colavitto è in discussione? No, per niente proprio, guarda, il mister rimane al suo posto, bisogna lavorare. Il segnale che ho dato per dare un approccio ben diverso a questi ragazzi, ma non è il fatto uno che blocca i stipendi, dare un segnale. Però oggi sono contento perché i ragazzi hanno dato tutto, si sono impegnati, abbiamo affrontato
una seconda della classe che è superiore a noi, però devo dire a questi ragazzi che oggi è stato un buon inizio per le prossime partite. Dalla curva d'Avalos però i tifosi hanno invitato la squadra, come si suol dire, a tirar fuori gli attributi, tifoseria che sta un po' perdendo la pazienza. Ma guarda, il tifoso lo conosco perché io sono il primo tifoso della Vastese, però è normale, quando perdi dà fastidio, loro vogliono sempre vincere, però dico anche a loro di stare calmi, li ringrazio perché veramente sono attaccati alla meta biancorossa. È un momento negativo, bisogna riflettere, lavorare e vediamo di risolverci al più presto possibile, perché ripeto, quello che abbiamo fatto non erano né fenomeni prima né blocchi siamo adesso. Ultima domanda, Presidente, lei stava parlando di futuro, negli ultimi giorni si è tornato a parlare di un eventuale interessamento per la Vastese dell'attuale patron del Francavilla, Gilberto Candeloro, che lei aveva incontrato, se non mi sbaglio, qualche settimana fa. Cosa c'è di vero e se c'è qualcosa di vero? Ma con Gilberto c'è un ottimo rapporto, ci siamo conosciuti, ci frequentiamo, ci sentiamo, però per adesso non c'è niente di che, ci stiamo conoscendo bene, vediamo se ci sono delle possibilità. Se è fattibile lo facciamo, altrimenti è un amico, lo rispetto, è un presidente che dà tanta passione al pallone. Ha chiesto di entrare eventualmente in un futuro prossimo nella Vastese? Guarda, è un amico, ci stiamo frequentando per altre situazioni, perciò niente di che per il momento. Una buona Vis Pesaro conquista l'intera posta allo Stadio Aragona, vittoria Riolfo meritata, non avete sofferto tanto, avevate paura alla vigilia della voglia di rivalsa della Vastese, della rabbia dei biancorossi, però in campo anche il gol dopo 15 minuti vi ha agevolato. Ma paura no, ma avevamo grande rispetto di questa squadra, che è una squadra con grossi valori e giocatori importanti e che ha anche un buon gioco, quindi avevamo grande rispetto della Vastese e sapevamo che dovevamo affrontare un avversario difficile, una partita tosta su un campo pesante, e dove loro arrivano in un momento difficile a livello di risultati, però avevano grande voglia di rivalsa, l'hanno dimostrato in campo. Noi siamo stati veramente bravi a trovare gol, a creare delle occasioni, a suggellare il risultato e poi gestire la partita fino al termine, portando a casa una vittoria per noi importantissima. Restate a pochi punti, alla stessa distanza di 90 minuti fa del Matelica, che oggi ha vinto, prosegue questo testa a testa. Ma noi pensiamo a noi, pensiamo a quello che facciamo noi di domenica in domenica, questa domenica siamo nuovamente contenti di quello che abbiamo fatto in campo e poi vediamo alla fine del campionato quello che sarà il verdetto, ma ci siamo imposti di non lasciare niente al caso e di comunque dare il massimo ogni partita. Nelle ultime settimane si sta rivedendo la Vis Pesaro di inizio stagione? Sì, abbiamo avuto a gennaio quel gol preso al 92esimo all'Aquila, ci ha un po' scosso e forse magari un calo fisiologico, oltre a qualche squalificato, qualche acciaccato, ci ha portato magari un paio di risultati negativi, ma all'interno dell'anno ci stanno e sono ammortizzabili. E stiamo ritornando in condizione, con grande voglia, lo stiamo dimostrando di partita in partita, cioè nonostante comunque qualche defezione, con 5 giovani in campo dall'inizio, cioè abbiamo dimostrato, tutti i ragazzi hanno dimostrato grande voglia, personalità e grande spirito.